Noi crediamo nel futuro. Il suo. Mi chiamo Beatrice Vaienti, ho 23 anni e vengo da Forlimpopoli, che è una città piccola in Emilia-Romagna, non molto lontana da Bologna. Ho fatto il liceo scientifico a Forlì, però durante tutto il mio percorso di studio ho sempre avuto una passione per l'arte e per la creatività in generale. Una volta arrivato il momento di scegliere l'università, ho cercato di mantenere un po' questa mia passione e di unirla, diciamo, al mondo scientifico e tecnico. Ed è per questo che ho scelto di intraprendere, diciamo, come corso di studi ingegneria edile e architettura. L'Università di Bologna è sicuramente stata per me come una nuova casa. Venendo da un paese comunque piccolo, la realtà di Bologna è stato qualcosa di grande per me, un'esperienza che prima non avevo mai provato. Ho scelto l'Università di Bologna perché sono venuta a conoscenza del Collegio Superiore, ho provato a fare il test e una volta saputo appunto che ero passata, la scelta ormai era fatta. Aver vinto la borsa al Collegio Superiore mi ha permesso di vivere in una comunità, di confrontarmi quotidianamente con persone che fanno cose diverse da me, di avere comunque sempre un dialogo interdisciplinare veramente molto prezioso. Con la borsa di studio che ho ricevuto, per prima cosa ho acquistato dei libri, ma anche materiali creativi, da disegno, che mi hanno permesso comunque di andare a sviluppare tutte quelle che sono le mie passioni. E corsi, diciamo che ho utilizzato questi soldi sicuramente per approfondire tutto quello che è stato il mio percorso di studi finora. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di donare per finanziare le borse di studio e tutti coloro che decideranno di farlo, perché la borsa di studio che ho ricevuto mi ha permesso di intraprendere un percorso formativo di eccellenza che spero mi porti un giorno a diventare una professionista che potrà dare un contributo comunque alla società in cui vive. Un 5 per 1000 utile, perché sostiene il merito e lo trasforma in benefici per tutti. Il tuo aiuto migliora il presente e sostiene il futuro.